chiaro che col tempo tutto passerà, ma resterà il ricordo dei nostri denti bianchi, pronti a morderci, a ferirci, anche soli come cani abbandonati e tristi. Passerà, tu giurami soltanto che poi passerà, perché non credo proprio che si possa stare bene dopo chilometri di spine, quando il sangue schizza ancora rosso vivo dalle vene. Passerà. Radiofonica.com, sono Claudio. Oggi abbiamo come ospite Roberta Rosucci da Torino. È uscita da pochissimo con un nuovissimo singolo che si chiama Passerà, il suo esordio discografico per la Phoenix Record, etichetta torinese. E volevo ringraziare Sollevante Press per il contatto e ti do il benvenuto. Ciao Roberta, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, grazie. Senti, allora, Passerà, questo è il tuo singolo d'esordio. Innanzitutto ti voglio chiedere com'è questa scelta di far uscire un singolo e non un disco. Questa è una cosa che ultimamente va molto di moda, anche perché sappiamo bene che il mercato discografico, insomma, ha sempre tante incertezze e tanti sono gli artisti che scelgono questa modalità. Tu l'hai fatto benissimo. Sì, anche in realtà sì, non è stata una cosa pensata la nostra, nel senso che è successo tutto per caso, ci siamo incontrati per caso con i miei produttori, che sono Carmine Della Valle e Franco De Gruttola, e abbiamo avviato questo progetto di Passerà. Poi ovviamente adesso abbiamo anche degli altri brani, quindi puntiamo un EP, però diciamo che non è stata una cosa studiata la cosa del singolo, insomma. Tra l'altro tu sei uscita anche con il videoclip girato molto molto bene, cioè una bellissima clip girata interamente a Torino da Lucio Viglierchio, che voglio salutare e ringraziare, bravissimo professionista, assolutamente. E un'altra curiosità che volevo chiederti, tu non sei stata autrice in questa canzone, ma è stato Franco De Gruttola a scriverla per te. Ecco, come ti sei rapportata con un testo che parla di sentimenti, parla di amore, chiaramente, di un amore, insomma, che si è concluso, ma soprattutto scritto da un uomo per una donna, cioè, nel senso, è un po' particolare come cosa, ce lo vuoi raccontare? Molto, certo, in realtà è stata una sfida un po' per tutti, nel senso, è stata una sfida per lui scrivere una canzone per una donna, è stata una sfida per me cantare una canzone scritta da un'altra persona, che poi sia un uomo o una donna, perché comunque sia Franco De Gruttola è un bravissimo autore, quindi penso che per uomo, donna, bambini, lui sarebbe in grado di scrivere delle canzoni meravigliose per tutti. È stata un po' una sfida, ovviamente, come hai detto tu, cantare una canzone scritta da un'altra persona. Però penso che comunque sia, tanto in ogni caso quello di cui parliamo più o meno l'abbiamo vissuto un po' tutti nella vita, credo, no? Quindi certo, un amore che finisce, una rinascita e tutto quanto. Quindi bene o male penso che studiando tanto, provando tanto, poi alla fine l'ho cucito su di me perfettamente. E ci sei riuscita molto bene, perché insomma anche le prime impressioni nostre sono state molto molto positive. Come è stato positivo l'apporto del tuo pubblico? Tu sei torinese, giusto? Sì, sì. Ho visto che hai fatto già diverse presentazioni del singolo e c'era una bella risposta. Ecco, sì. Volevo andare un po' indietro nel tempo e chiederti come è iniziata la tua storia con la musica, perché anche lì c'è un po', c'è una cosa molto particolare, cioè tu hai iniziato come tanti, magari in casa hanno trovato uno strumento, hanno iniziato a suonare. Assolutamente, il pianoforte di papà. E poi ti sei spostata su un'altra situazione, un altro contesto, ci vuoi descrivere un po' questa cosa? Sì, certo, ho iniziato appunto, come saprai, all'asilo, quando imparavamo le canzoncine, arrivavo a casa e cercavo le note nel pianoforte di papà. Poi ho iniziato a cantare, stavo sempre davanti alle telecamere, ballavo, cantavo da piccolina. E niente, questa passione poi è cresciuta sempre di più, ho conosciuto i karaoke, e all'inizio per passare serate così con gli amici, però poi la passione per il canto si è fatta sempre più forte. E avevo comunque un bel riscontro, persone mi chiedevano di fare per esempio matrimoni, concerti vari, feste e tutto quanto, e poi da lì, ti ripeto, per caso ho conosciuto Franco e Carmine,
E da lì è diventata, diciamo, anche una professione, anche se non è la mia unica professione, purtroppo. Però poi è diventata anche una professione, oltre che una passione, un hobby, diciamo. Beh, io ti auguro che tu possa raggiungere presto questo obiettivo, cioè di fare solo questo come lavoro, perché fare musica è un lavoro bellissimo. Questo è un lavoro bellissimo, io amo la musica, cioè a 360 gradi non riuscirei a vivere senza. Senti, una domanda sulla scena torinese, come vivi questa cosa, anche perché Torino è da sempre insomma una città che sforna talenti e tante contaminazioni. Come sono gli spazi, qual è il mood del momento, insomma, descrivici un po'. Ma il mood torinese è sempre stato molto centrato sulla musica elettronica, più elettronica, che a me piace molto, per carità, cioè mi piace tantissimo. Ci sono artisti torinesi come Subsonica che io adoro. Però noi abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, forse non è apprezzatissima da un pubblico che predilige la musica elettronica. Abbiamo fatto una cosa un po' più pop rock, una cosa molto più semplice, diciamo, molto più orecchiabile. Abbiamo voluto dare questa impronta, così vedere appunto che riscontro avevamo con una cosa un pochino più semplice. E tra l'altro in controtendenza con la moda del momento, che è quella di cantare in inglese, scrivere testi in inglese. Tu invece l'hai voluta, diciamo, hai voluto essere originale in questo modo. Sì, abbiamo voluto fare una cosa assolutissimamente terra-terra, molto semplice, come siamo noi, persone molto semplici, molto umili. Senti, hai intenzione di scrivere delle cose tue? Sei già al lavoro per questo, per l'uscita del tuo disco, che a breve dovrebbe uscire, tra l'altro? So, assolutamente, vero? Sì, siamo work in progress, siamo sì, certo, aspiriamo ad un EP, quindi con almeno 5-6 brani, così da, anche perché ci sono tutti i miei amici, comunque chi ha comprato il CD in cui c'è solo il singolo, che dicono non ce la facciamo più, ci sono i bambini delle mie amiche che vogliono ascoltare sempre solo Passerà, hanno questo CD in macchina che finisce Passerà e ricomincia Passerà. Quindi anche per dare... Quindi mi dico, per dare sollievo ai genitori, dici tu, assolutamente, non ne possono più. e quindi sì, adesso siamo all'opera per dei brani nuovi, per fare un EP, e ovviamente diciamo che al contrario di Passerà, che quindi è stata scritta ancora prima che noi ci conoscessimo con Franco e Carmine, questi nuovi brani si faranno comunque sia, lavoreremo insieme in studio, quindi diciamo che sicuramente ci sarà sarò coautrice o comunque sia, per ora non scrivo, ti dico la verità. Okay. Non scrivo, sono una persona molto, molto riservata, non riesco molto a parte cantando, scrivendo non riesco molto a tirare fuori le mie emozioni per regalarle agli altri, che poi è questa alla fine la cosa più bella, no? Certo. Però non sono ancora pronta. Certo, vabbè, ma comunque ti riesce molto bene anche a interpretarle, quindi insomma è un ottimo inizio. Volevo chiederti poi, perché leggendo dalle informazioni che ho ricevuto, tu sei un'appassionata di soul, R&B, volevo sapere insomma, certo, quali sono gli artisti o le artiste a cui ti ispiri, ecco. Beh, io amo Lauryn Hill, amo Alicia Keys, Amy Winehouse, certo, non so. Beh, già, italiano, amo Nina Zilli. Già ne hai dette quattro, che per me sono il top, quindi... Il top dei top, anche grande. Per me. Senti, nel nuovo disco ci sarà qualche influenza di questo tipo? Cioè, già ci puoi anticipare qualcosa su questo? Per ora no. Okay. Nel senso che seguiamo un po' la traccia di quello che abbiamo fatto finora, quindi rimaniamo sempre su un pop rock, su una musicalità molto più semplice. In un futuro magari, chi lo sa, unendo comunque le mie influenze con le loro, con quelle di Carmine e Franco, può essere che magari si possa fare qualcosa di nuovo. Sì.
Bene, allora ascolta, io ti rifaccio i complimenti, invito tutti ad andare a vedere su YouTube il singolo di Passerà, ricordiamo Roberto Rosucci, disco, anzi singolo d'esordio da Torino, Phoenix Records. E volevo sapere dove ti possono trovare, vediamo un po' di contatti se qualcuno è Certo, interessato a seguirti. assolutamente come hai detto tu sul canale della Phoenix Records su YouTube e anche nella mia pagina Facebook che si chiama appunto come me, Roberta Rosucci. Roberto Rosucci, quindi cercate questa esordiente artista torinese perché ne vale davvero la pena. Io ti ringrazio, grazie Grazie della disponibilità. Roberto Rosucci passerà, adesso ce l'ascoltiamo, in bocca al lupo per l'uscita del disco e poi ci risentiamo, chissà, mille a te. Grazie mille. no? Quando uscirà Certo, siamo qui. volentieri. Va bene, un abbraccio, ciao, Grazie ciao, ciao. anche a te, ciao, grazie mille.